Bentornato nel mio canale YouTube. Sono molto felice di vederti, ti auguro una buona giornata oggi. E qual è il tuo segno? Oggi è domenica 15 agosto 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Bilancia. Domenica riflessivo, aspettando qualcuno. Mentre aspettate qualcuno che cambierà il luccichio dei vostri occhi e il colore delle vostre giornate, oggi vi date alla riflessione, sì, perché questo qualcuno vi manca tanto, forse troppo, in un rapporto equilibrato. Evidente che siete possessivi, o avete delle falle da tappare, o ancora qualcosa nel rapporto non va ma non avete ancora trovato il coraggio di parlarne e di affrontare il problema a quattro occhi. Questi pensieri che sgranate come un rosario, taciturni in spiaggia fissando il mare o strappando inconsapevolmente fili d'erba sedute in un prato, un sottile tormento interiore c'è, il cuore è più freddo e pesante, testimone il trigono di Saturno che approfondisce i sentimenti ma sottrae loro gioia e spontaneità, in combutta con Venere e Marte imbronciati in dodicesima casa, quella che parla di prove e di silenzio. Facile a questo punto cercare consolazione altrove, non necessariamente tra le braccia di qualcun altro, più facile in gelateria o in un centro commerciale. E il desiderio dell'amore stesso fatto persona, l'amante, la persona amata, colui o colei oggetto dei vostri desideri. È un corteggiatore, anche segreto, è l'amante clandestino, è la persona dei vostri sogni, anche inconfessabili. E anche l'attrazione che si prova tra due persone tanto più intensa quanto più evidente. È una storia d'amore che sta per sopraggiungere. Oggi non mostratevi insofferenti con amici e colleghi, fate in modo che non si accorgano minimamente dei vostri problemi e cercate di apsare per quelli spensierati e senza nessun problema. Siete sollecitati a prendere alcune decisioni tra le quali ci sono quelle che potrebbero cambiare il vostro futuro. Esaminate bene ogni cosa e non fatevi condizionare da pressioni esterne. Dovreste fare economia il più possibile, mettete da parte quello che potete e limitate al massimo le spese. Risparmiare è sempre bene e una cosa positiva. Oggi avrete a che fare con persone che non vedete da tempo e con i quali i rapporti si sono abbastanza diradati. Buone nuove per studenti e apprendisti. Sfavoriti oggi amori clandestini ed extraconugali. Pendono infatti su queste storie conflitti profondi favoriti da un Marte desideroso di mietere vittime. Venere non potrà molto. Giorno fruttuoso. Passa la serata in compagnia di persone allegre. Giovedì eccellente per chiedere consigli. Buoni rapporti con uno partner. Un amore che da tempo non va, potrà terminare. Sarà meglio così. Non essere frettoloso nel lavoro. Prudenza alla guida di auto o moto. In fatto di investimenti di denaro sarai bravissimo solo che dovrai fare molti sacrifici. Emozioni in vista riguardo l'amore. Non fossilizzatevi sulle cose del vostro passato, spazzatele via con la certezza che per voi sta per iniziare un futuro diverso e migliore. In questa giornata i vostri sentimenti, sebbene nascosti molto bene, non potranno fare a meno di venire a galla. Soprattutto quando un evento li porterà alla luce e mostrerà anche a chi vi è vicino che persona in realtà siete. Chi sta aspettando delle risposte in amore sarà accontentato, o almeno riceverà segnali incoraggianti nella direzione desiderata. Vi sveglierete con una grande energia in corpo oggi, nonostante il duro periodo che state attraversando. Ruoli professionali vissuti sempre meglio. Movimento dei transiti di questa giornata di Ferragosto molto intrigante e positivo. Giove e il Sole, nei segni amici vitali e dinamici di Acquario e Leone, vi infondono sicurezza in voi stessi e slancio protagonistico. La Luna è felicemente inserita nel buon vicino Scorpione ed esalta il gusto per la battuta teatrale ed effetto, che sempre sapete lanciare. Solo Plutone vi guarda imbronciato dal segno del Capricorno e specie se appartenete alla terza decade bilancina. Attenzione a non trascurare i vostri conviventi, familiari, figli e figli, sorelle e fratelli, che potrebbero avere bisogno di voi insospettabilmente. La Luna potrebbe regalarvi belle novità in amore. Capitolo lavoro, le stelle sono dalla vostra parte, favorite le collaborazioni e portate avanti i progetti con fiducia.
Cari Bilancia, l'amore regala delle belle novità grazie anche a una luna bella attiva. Sul lavoro stelle favorevoli che portano a possibili nuove collaborazioni. Le vostre prossime avventure lasciatele decidere al destino. In questa giornata nel frattempo, godetevi ciò che vi viene dato, senza progettare o pianificare altro. Probabilmente riuscirete ad ottenere comunque qualcosa di molto interessante. Dal punto di vista professionale invece potrete spingere un pochino ed andare autonomamente verso una nuova direzione che vi porterà tante sorprese ed anche nuove conoscenze. Giù di squadra e di tono, fa testo la coppia Mercurio-Marte abbioccata in dodicesima casa, mentre l'aspetto più armonico della giornata vi proviene da Saturno, astro algido e fin troppo morigerato. Premio di consolazione le spese, o meglio la spesa se per domani avete invitati. Attenti però a non esagerare sia con la carta di credito, sia con le porzioni a tavola. Lo stato di affaticamento e vuoto interiore non si placa riempiendosi la pancia. Ci vorrebbe ben altro, un afflebbo di energia. Amore ed Eros, il vostro cuore è pieno d'amore o meglio di desiderio d'amore, ma se non viene corrisposto perdete entusiasmo e mordente, ripiegandovi su voi stessi come una foglia secca. Oh no, non in estate con questo tripudio di verde e frutti. La vostra estrema sensibilità vi fa puntare tutto sul cuore, facendovi perdere di vista altri interessi e piaceri. Possessività da limitare anche per le coppie già in crisi, è tempo di trovare un nuovo senso, una nuova direzione al rapporto. La vita a volte allontana, prende le distanze ma può bastare un cambiamento, un nuovo interesse, uno switch da parte dell'ambiente perché la fiamma si riaccenda e riguadagni vigore. Voglia di un pupo ancora inesaudita, si vede che è troppo presto e non siete ancora maturi per affrontare questa grandiosa e impegnativa esperienza. Oggi potreste trovarvi in una situazione difficile per quanto riguarda una relazione intima. Questo potrebbe causare un problema a casa perché si è sviluppata una distanza tra voi due. Vale la pena prendersi un po' di tempo per risolvere la questione. C'è qualcuno, incontrato da poco, che vi fa battere il cuore? Gli astri vi suggeriscono adesso di dichiararvi senza timore, specie se appartenete alla seconda decade del vostro segno. Un bel Giove, in angolo armonico e dal segno vostro buon alleato dell'Acquario se nascete ad ottobre, vi dona le condizioni più propizie adesso per muovervi e la fortuna vi arriderà. Lavoro e denaro, qualsiasi cosa facciate oggi, da una visita guidata, a una passeggiata nel verde, non vi dà gusto, è come se aveste chiuso i rubinetti della felicità e senza entusiasmo nulla vi dà soddisfazione. Un po' di musica farebbe al caso vostro ma non classica, armoniosa sì, ma non abbastanza rinvigorente, qui ci vuole del rock. Le novità portano nuovi stimoli, ma troppa foga può portare fuori strada. Meglio ragionare su quello che si fa, evitando di affrontare le cose con superficialità per la fretta di raggiungere i risultati. Svolgete una professione al servizio degli altri e, dunque per ragioni di turno, lavorate anche durante le ferie? Mercurio, pianeta dell'attività concreta, in bell'aspetto, per voi Bilance nate in settembre, consente l'agilità, la scioltezza e il rapido scorrimento dei tempi che vi tengono impegnati. Benessere, una discussione vi indispone, specie se avviene in famiglia o ha per oggetto i vostri figli. Ugualmente penalizzante un colpo d'aria, classico prima o dopo un temporale, o il fumo di sigaretta, quello passivo che vi irrita le narici e vi fa bruciare la gola anche senza peccato. Perché voi quel famigerato rotolino di carta e tabacco non ve lo accendereste mai. La ragione principale? L'alito, immaginate che effetto fa nel bacio. Avete troppo la testa tra le nuvole, occhio alle distrazioni e ai piccoli incidenti domestici. Siete presi da mille pensieri e tensioni, affrontate una cosa per volta. Avete le energie giuste per tutto. Per lei, intransigenti con i vostri figli, le altre madri vi guardano stranite nel sentirvi impartire ordini secchi come una governante inglese, ma loro non lo sanno quante ve ne hanno combinate i vostri. Angioletti, se apriste il libro nero sarebbero tutte concordi. Per lui, poche illusioni, non crediate di migliorare il vostro gruzzoletto andando al casinò o giocando con le slot machine.
Oggi la dea bendata guarda dall'altra parte e soprattutto ha deciso di punire chi la importuna, chiedendole troppo. Recita il vecchio detto: un po' per ciascuno non fa male a nessuno. Colore delle emozioni, marron glacé. Barometro dell'umore, più vigginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 4. Attività, 5. Finanze, 7. Benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.